Bentornati al TG Lab, nuova economia, nuovi lavori, il sindacato, l'era digitale, la società che cambia. È il leitmotiv del 19° congresso nazionale della Fisascat, in programma dal 24 al 27 maggio a Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Oltre 650 i delegati provenienti da tutta Italia che prenderanno parte all'Assise dalla 4 giorni di confronto e dibattito sui nuovi scenari economici e sociali e sull'evoluzione del lavoro nei diversi comparti del terziario privato. Due i focus della kermesse dedicati al ruolo del sindacato e della contrattazione di settore di fronte alla sfida dell'innovazione tecnologica e nella società che cambia, con particolare riferimento ai processi di digitalizzazione e alle ripercussioni sociali dell'invecchiamento demografico. Il Sindacato dei lavoratori del commercio, turismo e servizi, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat, Pierangelo Raineri, si interroga sulle strategie contrattuali da attuare nei settori labor intensive del terziario, settore prevalente dell'economia italiana che dovrà essere necessariamente supportato per affermare un'occupazione di qualità nelle fasi di cambiamento in un mercato del lavoro in evoluzione, ha concluso il sindacalista. Unicoop Tirreno, raggiunta l'intesa sulla gestione della crisi aziendale e sul piano di riorganizzazione presentato dalla cooperativa di consumo presente in Toscana, Campania, Umbria e Lazio, con 109 punti vendita, gestione non traumatica dei 579 esuberi e ricorso articolato agli ammortizzatori sociali sono i punti cardine dell'ipotesi di accordo siglata dai sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL e la direzione aziendale, ora al vaglio dei lavoratori. L'intesa contempla il ricorso alla mobilità volontaria incentivata e l'attivazione della cassa integrazione straordinaria a rotazione per i 300 full time equivalent dipendenti della sede centrale di Vignale Rio Torto e dei contratti di solidarietà difensivi per i 2940 full time equivalent addetti della rete commerciale in Toscana, Lazio e Umbria. Con l'intesa abbiamo scongiurato licenziamenti, ha dichiarato il segretario nazionale della Fisascat, Vincenzo Dell'Orefice. Il nostro auspicio è che i lavoratori approvino l'ipotesi di accordo e che la cooperativa affronti questa particolare situazione tenendo ben presente il contributo generoso dato dai lavoratori per il risanamento, ha concluso il sindacalista. Unieuro, i sindacati di categoria CGIL e CISL e UIL hanno siglato con la direzione dell'azienda leader della distribuzione di elettronica di consumo l'intesa sull'acquisizione dei 21 punti vendite della sede amministrativa ex Andreoli. L'accordo contempla entro il 17 maggio il passaggio dei 304 addetti per i quali cesserà il contratto di solidarietà esistente. L'intesa prevede l'integrale applicazione della contrattazione integrativa Unieuro, il ripristino degli automatismi contrattuali riferiti agli scatti di anzianità e l'apertura della procedura di mobilità per i 22 addetti della sede amministrativa di Latina, con possibilità di trasferimento nella sede di Forlì. Per i lavoratori l'aspetto positivo di questa operazione è quello di subentrare in un'azienda finanziariamente solida che garantisce le condizioni di miglior favore previste dal contratto integrativo, ha dichiarato il funzionario della Fisascat Mirko Ceotto. Alpitour, hanno preso il via le trattative tra i sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL e la direzione aziendale per il rinnovo del contratto integrativo applicato ai circa 800 addetti del tour operator. Le tre sigle hanno illustrato la piattaforma unitaria, relazioni sindacali, orario di lavoro, rotazione e avanzamenti di carriera, benessere, conciliazione vita-lavoro, welfare e sistema premiante, i punti qualificanti del documento congiunto che interviene anche sui capitoli della formazione professionale e dell'alternanza scuola-lavoro. La trattativa è aggiornata al 1° e al 15 giugno. FIST CISL, il percorso dei congressi regionali della Federazione dei Sindacati del Terziario, nata nel 2014 dalla sinergia di Fisascat e Felsa CISL, è proseguito in Campania, nelle Marche, in Abruzzo, Molise e Basilicata e si concluderà il 17 maggio in Lombardia. È giunto a termine il percorso dei congressi regionali Fisascat, l'ultima tappa in Basilicata. Sindacato internazionale, a Bruxelles si è svolta la riunione delle strutture sindacali di Orpea Alliance, finalizzato all'avvio della procedura per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo Orpea, la multinazionale francese specializzata nell'attività di assistenza e cura alla persona, presente in Francia, Belgio, Spagna, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Cina e in Italia. I lavori si sono focalizzati sulla strategia da attuare per riuscire ad avviare al più presto la raccolta dei documenti necessari all'avvio dell'organismo speciale di negoziazione, passo obbligatorio per la nascita del CAE. Ai lavori ha preso parte una delegazione FIST CISL con il funzionario sindacale Dario Campeotto.
In Lombardia, a Bergamo, la Fisascat CISL ha lanciato l'allarme sulla tenuta del commercio al dettaglio a fronte dell'espansione della grande distribuzione organizzata. Il negozio di vicinato sta soffrendo e quasi scomparendo. La grande distribuzione fa pagare a caro prezzo le sue politiche espansive in termini di spazi e di orari, ha dichiarato il segretario generale della categoria Alberto Citerio, commentando l'indagine trimestrale della Camera di Commercio di Bergamo. I dati segnalano una flessione degli esercizi specializzati tradizionali alimentari con un meno 5,1%, la stagnazione del non alimentare, meno 0,1%, e un aumento del commercio non specializzato che comprende i supermercati e gli ipermercati, più 2,4%. In Sardegna, soddisfazione in casa Fisascat CISL per la positiva conclusione della vertenza di 500 lavoratori del Geoparco. I sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL, la giunta regionale con gli assessorati regionali competenti, affari generali, lavoro, industria ed enti locali, hanno raggiunto l'accordo sulla ricollocazione nei geocomuni e negli enti del parco geominerario dei dipendenti, licenziati nelle scorse settimane dopo la scadenza della convenzione ATIFRAS e Regione Autonoma. L'intesa contempla anche l'attivazione di politiche attive e passive del lavoro, attraverso il coinvolgimento dell'ASPAL, l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro. Il patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO nella rete dei Geoparks e un'articolazione di ben 380.000 ettari vede coinvolti quasi 90 comuni in tutta la Sardegna e rappresenta un pezzo di sviluppo sostenibile, credibile e di grande valore aggiunto per la Sardegna, ha dichiarato il segretario della Fisascat, Giuseppe Azzori, che suggerisce di valorizzare la cultura mineraria, la bonifica dei relativi siti e la difesa della vocazione mineraria di questi territori attraverso la difesa ambientale e la promozione turistica, anche volta alla stabilizzazione dei lavoratori. Per gli approfondimenti potete consultare la pagina web www.fisascat.it, i nostri canali social e il TGR Lab. Grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana. La Fisascat CISL tutela i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del terziario, turismo e servizi, garantendo l'assistenza nelle vertenze collettive e individuali e nelle procedure di conciliazione e arbitrato stabilite dalle norme di legge e dei contratti. La Fisascat CISL, attraverso la contrattazione, sostiene la bilateralità, cioè il modello partecipativo nel sistema delle relazioni sindacali che interviene in supporto del welfare pubblico per l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare e la formazione professionale continua. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel terziario, turismo e servizi. La Fisascat, insieme alla FELSA CISL, ha dato vita alla FIST, la Federazione Italiana dei Sindacati del Terziario, per sviluppare una tutela a 360 gradi per i lavoratori dipendenti, autonomi, atipici e somministrati. La Fisascat, la FELSA e la FIST sono il tuo sistema di tutela.